Ok ragazzi, siamo arrivati al momento della nostra visita veterinaria. La visita è una cosa importante, più che una prova è proprio una gara, perché presentiamo un cavallo a una giuria per decidere se il cavallo è in buona forma fisica per poter iniziare la competizione. La presentazione va fatta in modo omogeneo, cercando una buona regolarità, perché poi nella presentazione, sbagliandola a trottarli o il modo in cui portarli, può portare anche a delle non regolarità non dovute a una zoppia del cavallo, ma solo a una presentazione. Adesso proverò a trottarlo io. Soprattutto l'importante è quello di educare i cavalli a trottare vicino alle persone. Ok, io mi presento davanti al giudice, mi fermo, ok? L'errore più comune è quello di andare a fare così, guardare e trottare. Questo è sbagliato. Il cavallo non deve essere educato a trottare, nel senso gli devo far capire che il cavallo parte insieme a me. Come lo faccio? È come quando montate, poi alla fine bisogna cercare piano piano di chiedere al cavallo di partire insieme a me senza che io lo guardo. Ok, ora abbiamo Michela che ci presenta il suo cavallo. Procedi, passo, trotto, prima passo e poi trotto, prima passo. Ok. Ok, state vedendo che Michela ha preso una linea sbagliata, nel senso non è rimasta dritta, ok? Si è allargata troppo, ha girato e all'inizio ha lasciato la cavalla. Vedete che questa è una cavalla che corre troppo. Come a cavallo, se guardi per terra, a sinistra o a destra, quando alzi gli occhi sei fuori. Adesso tu parti, guardi l'albero a sinistra, la punta, e al trotto devi andare là. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, così, non di più, non devi correre, ok. Passo dritti, mai girare, passo in linea retta, ritorna sulla linea centrale, ritorna, metti la testa bene all'altezza giusta e trotto, vai, guarda avanti, guarda a destra, la mano avanti, bassa e avanti, così. Ok, avete visto ora? Cercare la regolarità. Brava Michela, va bene. Abbiamo Alessandra che ci presenta questo bellissimo stallone, vedete, presentato benissimo, lucido. Anche molto la presenza del cavaliere è importante, stare vicino al cavallo. Ok, vedi che lei lo guarda, non guardare, guarda noi, guarda il veterinario, trotto, guarda il veterinario, avanti, bene dritta, Alessandra dritta, non guardare. Alessandra lo deve ripetere, era più un balletto da Striscia la Notizia, non lo so, che una presenza, più sicura, più tranquilla, come se dimostri che lo temi, no, è il tuo cavallo, vai tranquilla, che il cavallo guarda di là, bisognerebbe aiutarlo, ora vieni qua, dritta, tu guarda in fondo, via, trotta e corri verso il tuo punto, vai, vicino al cavallo, vai, vicino, 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 ok, buono, buono, già meglio, basta, ok. È stallone, non esageriamo troppo, ma la seconda volta già cominciava, ma se la prima volta
cominciate ad allontanarvi, il cavallo capisce che la persona a terra c'è un po' di timore, alla terza volta non lo trottate più. Dai, si può dire che è andato abbastanza bene. Abbiamo fatto una lezione su come portare un cavallo in visita. È stata per me molto utile, anche perché prima di oggi non avevo un'idea di come si presentasse correttamente un cavallo. Poi magari strilla, è curioso, l'importante è che rimane educato. Va bene? Grazie. Via. Finito. Grazie. Vai. Bravi. Dai visi vi vedo tutti perfetti. Come siete stati? Ma non chiedevo del posto, che i miei stivali, io dico. I miei stivali, come vanno? Ok, che sono venuto a fare qua oggi? Sono venuto a spiegarvi, a voi serve ben poco, devo dire la verità, ma perché sono nuovi, come devono essere mantenuti gli stivali, che non è da poco, perché il nostro stivale è come una borsetta da donna, si deve trattare bene, ok? Quindi uno stivale del genere, che giustamente è sporco, perché magari ha appena messo il cavallo nel paddock, improvvisando o qualcosa, ha del grasso, ma specialmente l'estate sulla parte di contatto abbiamo sempre del sale, che è il sudore del cavallo, quindi lo vediamo bianco. La prima cosa da fare è prendere dell'acqua, se c'è acqua tiepida ancora meglio, ma se no bianca, e pulirla senza aver paura di bagnarlo. È meglio uno stivale bagnato che uno stivale secco. Quindi a volte uno stivale che abbia un po' di muffa perché abbandonato da tempo è meglio di uno stivale conservato in ambienti troppo caldi, perché sennò la pelle si secca. Quindi avete capito, va lavato abbondantemente portando via e sciacquando la spugna, vedete che va via l'acqua bianca, il sale, il fango e quant'altro, e otteniamo uno stivale così che una volta bagnato deve essere mantenuto umido anche un quarto d'ora, 20 minuti, in maniera che con l'acqua, se è calda è meglio, i pori della pelle si aprono, quindi accettano meglio quella che è il lucido, chiamato lucido. In termine tecnico veramente si chiamano cromatine. Nei nostri kit grandi c'è anche la spugnetta. Prendete il lucido, poco, perché questa è veramente una tinta anche, guardate quanto è nero. Noi lo utilizziamo anche per fare la finitura dello stivale appena prodotto. Viene passato in maniera circolare così, in questa maniera, quindi la pelle ancora umida accetta molto di grado il lucido, questa cromatina che è a base di cereoli. Lo stivale dopodiché non va, come si può presumere, immediatamente spazzolato, perché rispazzolandolo si porta via il lucido che si è dato. Quindi lo lasciamo riposare il più possibile. Se si torna dal concorso di 3 giorni dove viene fatta una pulizia veloce, si fa questo lavaggio approfondito la domenica e si riprende il martedì quando si va in scuderia, se è l'unico stivale con cui contate. Grazie. Cose da fare e cose da non fare. Tassativamente da non fare: mai utilizzare il grasso per le selle, perché le selle sono pelle ma è cuoio, quindi quello va ammorbidito. Quante volte la sella nuova è dura, si mette il grasso per ammorbidirlo. Se lo fate sui nostri stivali perde di ogni fibra, di ogni rigidità che diamo alla pelle, alla conformazione, quindi mai quello. Quando bagniamo gli stivali con l'acqua tiepida, possiamo asciugarli con un panno e poi dargli il lucido o dobbiamo aspettare un giorno? È meglio, ripeto, una volta lavato non gli va dato subito il lucido perché c'è ancora la patina troppo di umidità che fa scivolare la cera, la cromatina. Trattate la pelle come il viso di una donna, quindi che fate? Vi lavate il viso, lo tamponate, non lo asciugate, lasciate la pelle ancora umida, viene data la vostra crema e poi la togliete con una bella lavata di viso la mattina dopo. La lavata di viso dello stivale è una bella spazzolata. Molto fondamentale, un prodotto che non ho qua, ma è l'olio di gomito. Quindi con l'olio di gomito viene tutto perfetto. Una domanda, Maurizio. Prego. Visto che abbiamo parlato un po' di prodotti per la manutenzione degli stivali, ma abbiamo solo il lucido, c'è anche un idratante, c'è una sequenza con cui vanno dati? Ecco, questa mi è piaciuta la domanda perché vuol dire che sei interessato a mantenere lo stivale nel migliore dei modi. Noi abbiamo 3 prodotti fondamentali: il colore, a prescindere che sia nero, testa di moro o qualsiasi altro colore, abbiamo un detergente in pasta, quindi un crema, laddove
ci sia uno sporco molto profondo, lavato, sarebbe o anche da portare in gara, dove io devo dare una pulizia immediata e mi serve magari la gara dopo 3 ore, quindi se bagno lo stivale dopo ce l'ho bagnato. Quindi si va col detergente e poi abbiamo il neutro, laddove non si deve ridare il colore forte, dove non ce n'è bisogno perché è più frequente. Però c'è questo detergente che è una crema sempre a base di oli, che tende a lucidare un pochino la pelle e togliere lo sporco. A posto così, grazie dell'attenzione. Complimenti per il vostro percorso che ho sentito dire molto interessante e vi auguro di avere un futuro da Amazzoni e Cavalieri soddisfacente sotto l'aspetto sportivo. Grazie. Volevo ringraziarvi per l'interesse che avete dimostrato, la pazienza e la voglia di ricercare ancora qualcosa del mondo equestre importante. Abbiamo cercato di rispolverare, di rivedere la base dell'equitazione, la semplicità, e attraverso quella cercare dei concetti fondamentali importanti. Quindi alla fine vi ringrazio per l'interesse, ho visto tanta motivazione e adesso volevo vedere un po' le vostre curiosità, se avete delle domande, in modo che possiamo condividere un po' le esperienze, dove voi siete ancora agli inizi, quindi ci avrete tanta strada da fare. Innanzitutto vorrei ringraziarti perché ci hai regalato dei giorni veramente meravigliosi e poi vorrei sapere la più bella gara che hai fatto, dove hai avuto magari delle sensazioni, dei ricordi che puoi condividere con noi. Condivido con voi non una ma due che sono state alla fine, per cose opposte, forse le più piacevoli, perché voglio dire rincorse, ricercate con tanto sforzo e tanta fatica. La prima, diciamo a livello giovanile, avevo 18 anni, ero verso la fine dei miei junior e sono riuscito a conquistare una doppia medaglia d'oro al campionato d'Europa dopo 3 anni di sofferenze, perché il mio cavallo mi negava la felicità della medaglia per 2 anni consecutivi, facendomi una fermata sempre al laghetto. Quindi pure per mandarvi un messaggio che sono stato testardo, ci ho creduto e al terzo anno mi ha ripagato di tutti gli sforzi, quindi sono stato 3 anni a aspettare quella medaglia. Poi nel mio cammino l'altra gara che ricordo e che mi ha dato veramente una soddisfazione enorme, perché per me rimarrà nel mio curriculum forse una delle gare più belle e più spettacolari che ho fatto, è proprio quella di Aquisgrana. Ho finito secondo, non ho vinto perché avevo davanti un mostro sacro che scriverà la storia, penso, dell'equitazione mondiale, che si chiama Michael Jung, ma col mio cavallo sono riuscito a tallonarlo fino alla fine. Abbiamo avuto un combattimento sportivo, quindi una cosa bella fino all'ultimo secondo. Come hai gestito le emozioni alla tua prima Olimpiade? Allora, l'Olimpiadi è una parola grande, importante. Ogni volta si legge sotto un atleta qual è il tuo sogno, fare l'Olimpiadi, no? È molto comune. Io ce l'ho avuto questa possibilità, ci ho avuto questa fortuna, questo onore, perché partecipare ai Giochi Olimpici è veramente un onore, vivere un clima del genere. È stata un'atmosfera e una situazione bellissima per me, che mi ha ripagato insomma di tanti sforzi, perché a livello giovanile le 2 preparazioni olimpiche mancate, comunque erano già 10 anni di lavoro dove ho già vinto abbastanza ma ho già perso tanto. Lo sport dà, toglie, come è difficile continuare. Invece poi dopo, con il lavoro, con il sacrificio, mi sono messo su una strada dove sono riuscito a raggiungere i miei obiettivi. Proprio per questo abbiamo scelto i cavalli, perché niente è scritto, dobbiamo vivere oggi, domani un altro giorno, e ogni giorno costruisci qualcosa. Certe volte può essere smontato da loro, certe volte da noi perché non siamo in una buona situazione, quindi dobbiamo cercare quell'equilibrio che solo camminando insieme è possibile farlo. C'è sempre un cavallo, diciamo, della vita, del cuore, no? Volevo sapere qual è stato il tuo cavallo della vita e per quale motivo. Allora, il cavallo più importante sicuramente è Apollo Wendy Courtauld, che è stato mio compagno per 8 anni. Mi ha regalato 2 Olimpiadi, 2 titoli italiani, il miglior risultato nella storia a un campionato europeo per l'Italia. Quindi capisci che
mi ha regalato un sesto posto a Babington, un secondo posto a Quisgrana. Mi ha regalato talmente tanto a livello di contenuti tecnici sportivi che non può che rimanere il mio cavallo, anche perché siamo partiti da niente insieme. Cioè, ho preso il cavallo che aveva 8 anni, aveva appena debuttato in una piccola gara internazionale, quindi siamo veramente cresciuti in una simbiosi, anche se non posso dimenticare tutti quegli altri che mi hanno portato avanti. Potrei ricordarne 2 o 3 che hanno veramente lasciato il segno, ma Apollo ha fatto la differenza sul piano fisico, di costanza, di risultati, di palmarès e tutto quanto. Abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo analizzato delle cose importanti che secondo me rimarranno dentro di voi. Siccome non conoscete una grande persona, non avete avuto la fortuna, ma io ci ho avuto l'onore e la fortuna perché è stato per me il maestro della mia vita, e si chiamava Adriano Capuzzo, ok? Oggi finiamo sto discorso con un messaggio suo, non mio, ed è una lezione di vita che lui ha dato a un suo allievo, ok? Per farvi capire certe volte che vuol dire la comunicazione e gli insegnamenti, che non vengono solo il campo, le barriere, i metri, la spezzata, ok? Proviamo a leggerla? Questa lettera non ha intestatario, per un'evidente, precisa volontà di Adriano, che voleva rimproverare duramente un suo allievo, che la sua identità fosse nota a nessun altro che a lui. Non ci sono riferimenti al luogo, non c'è alcun accenno personale che aiuti a ricostruire l'identità. La pubblichiamo ugualmente perché è una magnifica lezione sull'equitazione. Roma, 7 aprile 2003. Carissimo, era un freddo pomeriggio di primissima primavera. In un impianto equestre ho visto un uomo a cavallo su di un sauro magro, atletico e di sangue. Aveva quest'ultimo il collo spezzato in due da una redine di ritorno impugnata dalle mani esperte di quell'uomo. Vi era un'impostazione di obbligo totale, una sottomissione forzata e intransigente, una volontà di quell'uomo di togliere a quel sauro ogni iniziativa e personalità. Non vi era più un cavallo atleta che collabora col suo cavaliere. Era uno schiavo soggiogato da un'unica volontà, non certo la sua. Un'espressione avvilente di un'equitazione che non era più un'arte, ma una lotta di forze contrapposte paragonabile a un processo di brutale lapidazione. Il cavallo lavorava male, tant'è che non aveva un filo di schiuma tra le labbra. Aveva dimenticato quell'uomo che le redini di ritorno sono il mezzo per la ricerca della distensione dell'incollatura verso il basso, con interventi non continui e delicati, così da arrotondare la schiena verso l'alto, portando di conseguenza più sotto il posteriore. Aveva dimenticato quell'uomo che le redini di ritorno non servono per saltare. Aveva dimenticato quell'uomo che sul salto, anche se lasciate del tutto, le redini di ritorno non permettono all'incollatura di svilupparsi completamente e quindi non consentono alla bocca del cavallo di allontanarsi dalla mano del cavaliere, di portare avanti il garrese arrotondando la schiena e svincolare atleticamente il posteriore dalla sommità dell'ostacolo, in un'unica parola, basculare. Aveva ancora dimenticato quell'uomo la pericolosità di saltare con le redini di ritorno. Se il cavallo abbassasse veramente l'incollatura e rilevasse gli avambracci, infilando così il muso tra le ginocchia, le redini di ritorno farebbero arco, perché non in tiro. Vi sarebbe a quel momento il rischio che un ginocchio si infili dentro la redine allentata, con inevitabile rovinosa e stramazzante caduta, in gergo un bel cazzotto. Aveva poi dimenticato quell'uomo che, per evitare il rischio di cui sopra, avrebbe potuto passare le redini di ritorno all'interno del pettorale del cavallo, evitando così il lasco della redine stessa. Aveva infine dimenticato quell'uomo che un bravo cavaliere deve sempre dare l'esempio, e per saltare è doveroso mettersi il cap a protezione del cranio, dentro al quale dovrebbe esserci il cervello,
indispensabile per ragionare. Tutto questo ho visto in quel freddo pomeriggio primaverile e sono stato pervaso da tanta tristezza e da tanta amarezza. Un abbraccio, Adriano. L'avete letta con attenzione? Questa è una grande lezione di vita di un maestro che ha voluto riprendere un suo allievo, ok? Che stava sbagliando. Che stava sbagliando perché stava andando in una direzione. E sono i concetti che avevamo buttato là un po' questi giorni, del rispetto, dell'attenzione, ok? Dell'attenzione e del rapporto tra voi e il cavallo, ok? Ogni parola era... C'era dietro un mondo di pensieri, di esperienze, e mentre lui la leggeva io riuscivo quasi a essere lì nel racconto. Quell'allievo ero io. Ok? Questa lettera è indirizzata a me. Questa è la prima volta che io lo dico e la condivido con voi. Perché anch'io ho fatto degli errori nella mia carriera, ho avuto la fortuna di avere un uomo che mi ha corretto e mi ha messo sulla giusta strada attraverso una lettera. Non attraverso una lezione di distanze, di tecnica. Attraverso questo mi ha fatto ragionare il feeling che ci vuole. Quindi quello è il messaggio che vi voglio dire. Attenzione all'etica e al vostro cammino. Portate rispetto e seguite sempre con dedizione e attenzione il vostro cavallo e cercate di fare le cose al meglio, ok? In bocca al lupo a tutti. Prima per fare lezione con Manuel, perché diciamo ci siamo confrontati tra di noi, abbiamo detto perché dobbiamo fare un'ora, un'ora e mezza. Dice, possiamo alzarci prima, ci siamo alzati tutta la settimana alle 6, 6 e mezza, alle 7, dice facciamolo anche oggi. Lui ci ha fatto partire, cioè ci ha dato l'inquadramento della strada che dovevamo percorrere. Avete collegato dei momenti, cioè c'è stato in questa settimana un momento dove una situazione l'avete collegata a qualcosa che vi ho detto e l'avete vissuta in un modo diverso, nuovo, migliore? Avendo parlato con te subito il primo giorno, sicuramente, almeno per quello che mi riguarda, me l'ha fatta proprio iniziare in un altro modo. Sicuramente il fatto di vedere più strade, nel senso in cui tutte le volte che affrontavamo qualcosa, che ci veniva detto qualcosa, magari l'affrontavamo in modo diverso. Per me, almeno per quanto mi riguarda, cercavo sempre più visioni della stessa cosa. Questo significa che avete probabilmente avuto delle emozioni migliori rispetto all'aspettativa che avevate. Siete qui per decidere voi, cioè dovete prendere in mano la vostra vita, il timone, e cominciare a sbattervene delle onde che vi creano gli altri, creare la vostra rotta e affrontare le difficoltà, le gioie, i problemi. Questa esperienza con Manuel, a me personalmente è servita molto e spero che questa rigidità che io ho di carattere si sia un po' sciolta. Qui siamo oggi e qui c'è il successo e qui c'è tanti millimetri. Ogni millimetro è importante. Tante persone si illudono di dire sono qui, tanto io so come andare qui. Cazzate. Lo sai più o meno. Ma da qui a qui c'è tante cose che bisogna fare, tante cose che devono funzionare. Io mi sento davvero cambiata, cioè qualcosa è scattato in me, e insomma è un positivo ovviamente.
Dai, Kate, vai. No. Dai, che tiri fuori. Cioè, ma tutto? L'obiettivo sicuramente. Allora, il mio obiettivo è scoprire la mia identità e essere soddisfatta di quello che sono. Bello. Che difficoltà incontrerò, sicuramente dovrò fare i conti con le mie insicurezze e limiti. Dovrò superare le sconfitte e gli ostacoli che la mia mente mi metterà davanti. Ok, adesso vi porto a fare un viaggetto. Appoggiate tutto quello che avete in mano per terra. Ascoltate la mia voce. Sarete nel presente e vigili. Dovete solo ascoltarmi. Lasciate fluire, senza aprire gli occhi. Rimanete lì e viaggiate con la mente. Datti il permesso in questi pochi minuti di emozionarti. Il giudizio è lontano e devi sentirti libero di vivere le tue emozioni. Ora vai ad individuare una risorsa interna, una risorsa che sai essere indispensabile per affrontare questo viaggio, questo magnifico viaggio chiamato evoluzione, chiamato vita. Sì, perché chi cresce è vivo. Cosa ti serve? La determinazione, il coraggio, la pace, la volontà. Trova la tua. Ora vai a cercare un momento della tua vita nel quale sei stato davvero padrone di questa risorsa. Adesso stringi un pugno. La tua risorsa è in questa stretta. Ora, ogni volta che stringerai il pugno, richiamerai a te questa risorsa. Ora porta le tue mani sul cuore e ripeti con me. Si può fare. Io posso farlo. Me lo merito. E ripeti un'altra volta con me. Si può fare. Io posso farlo. Me lo merito. Ricorda, la distanza tra i tuoi sogni e la realtà si chiama azione. Una valle di lacrime. Te hai detto che te le sei trattenute. Non me le sono trattenute, io ero al limite. Sì, era al limite, ma non ha pianto. Lui se le ha trattenute. No, io invece ho pianto perché comunque mi ha fatto prendere consapevolezza, cioè di cose che io so, però non, magari a volte non ci penso. Invece in quel momento tu sei concentrato su te stesso e pensi appunto a cose che di te che, ecco, che magari ti fanno emozionare o anche cose che non vuoi, tra virgolette, accettare. Io almeno personalmente ho imparato qualcosa da ognuno, cioè non escludo veramente nessuno da questa lista, ma anche la più piccola cosa. E poi però devo dire che dal quarto giorno, terzo o quarto in poi, è diventata anche una cosa molto emozionante. Ricca di tecnica, ricca di nuove esperienze. Siete arrivati in un modo e speriamo di mandarvi a casa in un altro. Però spero che vi abbia dato un po' di stimolo per poter dire ok, con una settimana ho imparato questo, se mi impegno posso comunque ottenere veramente tanto. Va per Elena, sei arrivata in silenzio? E ci lascerai nel chiasso della splendida persona che ci hai dimostrato di conoscere. Oh. Sei taciturno,
ma mai in primo piano, ma sempre presente e tagliente. Una settimana non basta per imparare a conoscerti, hai tanto altro da raccontarci. È una considerazione che ho fatto durante quest'ultima notte, che confesso di non aver dormito molto. Vorrei dire che avevo dimenticato che la vita è un percorso stupendo che va vissuto a pieno. Grazie a questa esperienza ora so che ho dei compagni veramente speciali con cui condividere tantissime emozioni, quindi grazie veramente a tutti. Siete riusciti perfettamente ad amalgamarvi, siete arrivati qui che non sapevate chi ci fosse, ce l'avete chiesto più di una volta ma non ve l'abbiamo detto, e come d'incanto dopo un'ora, dopo che tutti i vostri cavalli erano sistemati in box, sembravate una scuola che era insieme da 5 anni e che aveva fatto tutto il liceo insieme e si stava preparando ad affrontare l'esame di maturità. Penso che questo sia stato veramente il vostro esame di maturità. Dal primo giorno, che poi è stato tutto un susseguirsi di bellissimi momenti, mi porterò sicuramente tutte le nozioni tecniche, mi porterò tutte le persone che hanno fatto parte di questo bellissimo progetto. Cioè, è una emozione continua, tutto e per tutto. Laura ci ha detto, sono i dettagli che fanno la differenza. Ognuno di noi, dai cameraman, da Daniela, dai coach, da tutti, non sicuramente dimentico qualcuno, ma tutti, io compreso chiaramente, abbiamo fatto la differenza. È stato bello fare questa cosa perché nessuno di noi, parlo proprio di tutti, ha dovuto secondo me inventare niente. Certo, c'è un programma, mi verrebbe, come direbbe Laura Cons, una schedule da rispettare, però tutti sono stati loro stessi secondo me, e questo è bello. Abbiamo fatto un buonissimo lavoro, un buon lavoro di squadra. Vi ringrazio di tutto, grazie ai nostri tecnici che sono stati qua, ringrazio particolarmente Stefano Brecciaroli, Laura Cons, Manuel Ghisi per il mental coach, ma grazie a voi che siete stati i protagonisti del gruppo e i protagonisti di voi stessi. Quindi grazie di tutto. Non cambiare mai per piacere a qualcuno, perché ricorda che solo chi vede il tuo vero essere ti merita sul serio. PS, quando la cavalla ti anticipa verso il salto, resisti e non mollare. Un grande in bocca al lupo. Bello sia di Danilo che di Max, non è che hanno fatto i coach che vedevano tutto dall'alto, ma sono stati proprio insieme a noi e ci hanno aiutato. E devo dire, loro sono stati un po' anche le colonne di tutti noi. Noi vi auguriamo ovviamente di aver trovato da qua in avanti semplicemente il vostro sogno. Ci hai fatto ridere e sorridere, ma ci hai fatto battere il cuore quando ti abbiamo visto sorridere. No, non ce la faccio, ascoltate. Devo ringraziare mia mamma.